Teramo preoccupa, L'Aquila è il capoluogo di provincia più green d'Abruzzo. È quanto emerge dal rapporto Malaria di Città 2022, tramite cui Legambiente monitora la qualità dell'aria. Il rapporto si basa sulle linee guida dell'OMS, considerando tre valori, il PM10, il PM2,5 e il biossido d'azoto. La situazione vede attestarsi le nostre città nella situazione media delle città italiane. In particolare quindi Pescara e Chieti rientrano nelle situazioni medialmente risolvibili. La città di Teramo in particolare ha un valore piuttosto critico sul biossido di azoto, che ha un limite annuale di 34 quando quello stabilito è 10. La città dell'Aquila invece fortunatamente è un punto positivo, perché il valore di PM10 rilevato annualmente nell'aria è già al di sotto della media stabilita dai nuovi valori di riferimento dell'OMS. Tra le iniziative guardate con favore dagli ambientalisti, la promozione della mobilità sostenibile e la riqualificazione degli edifici spinta dal superbonus 110%. Una progettualità a 360 gradi che tenga conto del ridisegno del nostro spazio urbano e della revisione quindi del trasporto pubblico, che sia votato ormai quindi all'elettrico, con la revisione e rivalutazione delle reti tranviarie dove ci sono, una cura del ferro che tenga conto quindi dell'impatto che può avere un rinnovato sistema ferroviario sul trasporto urbano. E soprattutto anche rivedere a livello di edilizia quelli che sono i sistemi di riscaldamento urbano, ovviamente sia nell'edilizia pubblica che privata.